Sempre di Argentina Altobelli ed è una lettera che lei fa in occasione di un primo maggio al fascista proletario. Cioè, io ti conosco fascista dal berretto nero e con l'insegna della morte che terrorizza i poveri lavoratori. Sei nato nell'ampia palude del Ferrarese che confina con il Polesine, dove crescono i canneti e vivono le rane. Sei figlio dei lavoratori della terra anche tu. E i tuoi diedero sudore e vita al solco per produrre il grano e il riso per i padroni. Tu crescesti più nella strada che nella casa, più ignudo che vestito, affamato sempre. Non avevi ancora fatte le ossa quando fossi costretto a lavorare per guadagnare un po' di quel magro alimento di cui era avida la tua bocca. E anche tu, in un giorno di entusiasmo vibrante nel cuore dei lavoratori, in un primo maggio entrasti nella Lega che univa tutti gli sfruttati in uno sforzo collettivo di difesa dei loro corpi e di rivendicazione delle loro anime macellate dalla schiavitù. Ricordalo quel giorno in cui il grido irato della inutile bestemmia si tramutò in un inno di speranza nell'avvenire di giustizia dei lavoratori di tutto il mondo. E fu più lieta la tua vita da quel giorno per il miglioramento conquistato a grado sul tuo misero salario e alla dignità di uomo attraverso le lotte, gli scioperi coraggiosamente sostenuti da tutti quei compagni in lega con te. In 10 anni molte cose sono cambiate, vedesti cambiare il tuo paese, si fabbricarono palazzi per le scuole. Fu eletto un sindaco contadino, la Cameraccia, che fu la prima sede della Lega, fu trasformata in una bella casa del popolo a 2 piani con la cooperativa di consumo al piano terreno. Tu non eri contento di queste povere conquiste, eri la perenne protesta, la voce sobillante nelle assemblee, nei comizi, che diffidava di tutto e di tutti, che non sperava nella lenta, continua assunzione dei lavoratori attraverso l'organizzazione economica, politica, ma reclamava l'azione diretta, la rivoluzione immediata. La guerra è il mostro sterminatore dell'umanità e della civiltà, batté specialmente alle porte dei lavoratori dei campi per portarli via, e anche tu fossi condotto tra le gianne del cannone per uccidere e morire, nelle coste dentate di montagne tutte invase dal fuoco e avvolte nel fumo, passasti di trincea in trincea mentre la borghesia imboscata faceva lauti affari sull'edificio della guerra. La morte ti risparmiò sfiorandoti ogni giorno per 4 lunghi anni e finalmente tornasti al tuo paese, ma più inasprito nel tuo carattere di ribelle, più incrudelito nel cuore, più pessimista nell'anima. La fede socialista che per un tempo ti aveva sorretto era scomparsa, lasciando posto all'odio che si era alimentato in trincea fra la sofferenza e la paura. Il tuo temperamento agitato di violento aveva fede soltanto nella violenza, che tu predicavi in contrasto con il socialismo, contro i socialisti, esaltando la rivoluzione e la dittatura proletaria. Oggi sei fascista, sicario pagato dagli agrari per distruggere col bastone le conquiste che i tuoi compagni lavoratori hanno ottenuto in 20 anni di lotte, di scioperi, di sofferenze di ogni genere. Sei diventato fascista perché tu non vuoi più lottare per i piccoli miglioramenti che hai disprezzato, perché costano fatica e sacrifici e richiedono coscienza di dovere oltre che di diritti. Invano vuoi distruggere ogni ricordo del tuo passato in comunanza coi lavoratori. Se passi dal cimitero ricordi tua madre e tuo padre che vi furono portati in corteo da tutti i lavoratori del paese con le rosse bandiere abbrunate. Se vedi un compagno d'altri tempi lo bastoni prima che esso ti guardi in faccia, perché sai di avergli predicato la rivoluzione contro i signori che oggi ti pagano per essere lo strumento del loro predominio. La mania della distruzione ti ha invaso, perché oggi tu vivi soltanto per ciò che distruggi, perché credi di non sentire più il rimorso della tua coscienza. Soltanto il giorno in cui nulla resterà del passato sarai felice, ma l'idea
non si distrugge col bastone, né con la rivoltella, né con gli incendi, è immortale. Tu hai dei fanciulli che vivono oggi con il danaro maledetto delle spedizioni punitive, degli assassini, degli incendi ai quali ti sei prestato, e si rappresentano un domani che potrà pesare sul tuo capo più di qualsiasi imprecazione che oggi ti maledisce. Fascista proletario, figlio di proletari, padre di proletari, pensaci al tuo domani, che sarà inevitabilmente lo stesso dei lavoratori che tu flagelli, ma con le bastonature che adesso ti sono pagate. Perché mi è arrivato il file, sì, del 22.